No, non c'è da riscattare niente dell'andata, è da giocare un'altra partita. Siamo al giorno di ritorno, sono 3 punti in palio. Arriva la squadra più forte del campionato, quella che ha un potenziale incredibile per la categoria. E noi dobbiamo fare la nostra partita, consapevoli del valore tecnico dell'avversario, consapevoli che se hanno un valore tecnico superiore, noi dobbiamo metterci di superiore qualcos'altro. Intensità, grinta, carattere e una però lucido modo di tenere il campo, perché oltre che alle qualità tecniche, sono giocatori che hanno delle capacità tattiche, fisiche, in velocità, in rapidità e capacità di trasformare l'azione difensiva in azione offensiva e di fare delle giocate incredibili, e quindi devono tenere molto molto bene il campo. Quindi serve una prestazione super dove si deve sbagliare veramente il minimo sindacale. Mister, prestazione super ovviamente, insomma, come non potrebbe essere altrimenti, visto che appunto arriva la seconda in classifica. Anche se i numeri direbbero che in effetti fuori casa, insomma, il Cagliari ha perso oltre un terzo delle partite disputate finora, insomma, potrebbe anche non essere questo spauracchio tanto atteso. Ma al di là di questo, l'Avellino purtroppo è meno male nel centrocampo, visto che soprattutto mancheranno due mastini come Arini e D'Angelo, e quindi in qualche modo questo potrebbe andare a nocumento della fase di non possesso. Sta pensando di riportare Girai nel ruolo dove è stato acquistato, insomma, a centrocampo, e se in questo caso se poi ci sarebbe possibilità di vedere Migliorini al centro della difesa al suo posto. Sì, è una delle soluzioni che sto pensando. Purtroppo non saranno dalla partita né D'Angelo né Mariano Arini, che ci tenevano tantissimo a questa partita, che sono i due veri lupi di questa squadra, come temperamento, come carattere. Quindi in mezzo al campo, sotto questo aspetto, perdiamo molto. Però dopo dico sempre, è una squadra che deve lo stesso rimboccarsi le maniche ancora maggiormente. E lottare anche per loro, perché ci tenevano tantissimo a questa gara. Dovremmo tirar fuori quelle caratteristiche, comunque lo stesso che ho detto prima, di intensità, di grinta, di carattere che Mariano e Angelo portano avanti proprio per primi, e noi lo dobbiamo ripetere, perché questa è la nostra, penso, migliore propensione proprio tecnico-tattica da portare avanti. Quindi chi giocherà dovrà fare questo. Ci sono un paio di situazioni che variano sia dal modulo tattico che sia dall'impostazione di Gida in mezzo al campo. Oggi ho fatto la rifinitura, mi sono scusato, sto 10 minuti in più a fare due robe tattiche perché abbiamo provato qualcosa di diverso. Vediamo, ci penso sopra quello che ho visto oggi, domani c'è l'ultima rifinitura e da qui poi sceglierò come giocare. Ma Ciccio, per me queste due partite che ha fatto un po' sottotono non sono una sorpresa, non poteva che essere così visto il momento lungo di assenza che ha fatto e quindi qualcosina doveva pagare. L'ho visto comunque leggera ripresa questa settimana, decisamente meglio, molto meglio in allenamento rispetto anche alle settimane precedenti, quindi è tenuto in ampia considerazione anche perché Mokulu domenica è entrato col piglio giusto, ha dimostrato di star bene, si è dimostrato anche un giocatore importante per noi, proprio per come ci ha permesso di alzare la squadra, però chiaramente non è al meglio della sua condizione. Quindi anche questo, ripeto, anche il modulo che giocheremo domani sarà importante. No, ho detto che abbiamo provato anche una soluzione con qualcosa di diverso. Ha trovato bene, in buona condizione, si è sempre allenato, ha giocato fin pochi giorni fa, ha
una buona condizione, siamo in attesa del transfert. Io stasera lo vedrete tra i convocati, lo troverete, però a questo momento ancora non è arrivato il transfert. Speriamo che arrivi in serata, sarebbe un'alternativa importante. Due terzini bloccati, non è che li voglio bloccati, sono con caratteristiche un pochino meno di spinta, poi le devono andare a inserirsi anche loro. C'è Visconti che non gioca da tanto tempo, però potrebbe intrigarmi molto il suo rientro, perché abbiamo bisogno anche di fasce laterali per le uscite sul piede mancino. Vediamo un po'. Si parlava, insomma, lei parlava di centrocampo, diciamo, senza due interpreti importanti quali Arini e D'Angelo, proprio per la loro cattiva diagonistica. E paradossalmente però sarà proprio il centrocampo, quello avversario, il reparto che al di là che ha considerato quello nevralgico, con interpreti come Di Gennaro ed altri, insomma sarà, diciamo, il fulcro probabilmente del gioco del Cagliari, e quindi bisognerà impedirgli di partire, di fare giocate, insomma, magari qualche decisione nostra, insomma, c'è una tattica particolare attraverso la quale pensa di, non dico di arginare, ma di impedirgli proprio di ragionare, perché quello è no, ma la tattica è ben, al di là del modulo che poi incide anche questo. Noi dobbiamo essere molto bravi a non trovarci mai fuori, mai sbilanciati. Ho detto prima, la squadra che riparte molto bene, hanno attaccanti sempre pronti ad attaccare a profondità, ce n'è sempre uno che è pronto ad andare a profondità, mettono spesso questa palla sopra i centrali, quindi grandissima attenzione a questo. In mezzo al campo, vabbè, non ci sono grosse, secondo me, situazioni, se non quelle di cercare di limitarle portando la pressione sui portatori di palla, accorciando gli spazi. Ed è molto importante che la linea difensiva rimanga molto alta, perché se questo non succede c'è un buco in mezzo alle linee e allora gli attaccanti loro ti mettono in difficoltà. Quello che abbiamo cercato di lavorare in questi giorni, dove abbiamo provato e riprovato situazioni. Lì è solo questione di concentrazione, di applicazione, di star sempre concentrati. Non c'è nulla, loro girano molto il triangolo dei centrocampisti, è sempre un Di Gennaro, non fa il classico regista basso, si muove, va spesso in zona tiro e mi sembra dei centrocampisti quello che ha tirato più di tutti in porta, pur essendo il basso. Quindi lui parte da lì, se poi è marcato va a trovarsi in posizione, si abbassa una volta Fossati, una volta Munari, quindi alternano questo tipo di giocata. È evidente, lo sappiamo. E questo, chiaramente quando girano i tre centrocampisti ti fanno perdere i punti di riferimento, dobbiamo stare molto attenti, per questo dico questione di concentrazione. Però grossi paroloni, poi alla fine attenzione, applicazione, determinazione, capacità poi di non far male, perché stiamo parlando sempre di fase difensiva, ma io penso che sia molto importante anche attaccarli, perché se ci mettiamo solo a difendere contro questi, prima o dopo il male ti fanno, bisogna essere capaci di attaccarli bene su qualche punto debole che hanno anche loro, e devono essere bravi a mettere in difficoltà lì. Insigne che è davvero risolutivo quando inserisce partite in corso, e questo può essere il suo ruolo o si può anche pensare al suo Diego poi? Di Roberto? Roberto sta benissimo in questo momento, veramente. È proprio la settimana lavorativa mi ha fatto provare qualcosa di diverso anche con lui, quindi dipende il modulo che gioca. Non ho detto niente. No, dico, non ci ha detto cosa di diverso, perché non potendo vedere gli allenamenti, però questa volta la capiamo, sta giocando anche un po' sulla didattica. No, ma non si tratta. No, ma se vuoi te la do per te ne posso dare 7, no, ma. Come era la l'alternativa del modulo del 4-2-3-1 potrebbe essere quella alternativa di modulo, ma solo appunto davanti e. È la condizione, come stanno? No, bene. Vediamo domani. Vediamo domani. Okay. Posso fare due domande? Prego. Prima riguarda la situazione di Arini, mi sembra un infortunio male, invece salta un'altra partita, se ci vuoi dire qualcosa in più. E la seconda domanda riguarda il mercato.
Silva viene chiuso il mercato della prima, cosa è a posto? Parto dall'ultima perché non rispondo, il mercato ormai è fatto, non penso che ci siano tante situazioni comunque, però la società penso sia vigile, non lo so cosa capita, vediamo, ma non credo che ci sia necessità di altro. Però bisogna sempre stare attenti perché ci sono situazioni che possono essere buone, è un peccato lasciare scappare. Per quanto riguarda Arini, è un grosso peccato, è più di un mese che è fermo, ha provato anche oggi, ha ancora il piede che non gli sta bene, speriamo di averlo per Novara. C'è niente, c'ha una distrazione alla caviglia, ha preso di nuovo, quando ha provato a riallenarsi ha avuto ancora di nuovo una mini distorsione e ha complicato un pochino la situazione.